Bentornati e bentornate sul canale, sono Green Vanship, ottavo episodio di Necromancer Story. Come mi avevate chiesto, come mi chiedevano alcuni di voi, porto un nuovo episodio di questa serie. Allora, siamo all'ultimo livello del villaggio degli orchi, infatti poi abbiamo, vedete, gli umani dominati come prossimo stage. Scontro col boss, comandante orco fanatico. Avevo già provato questo livello, però era andata non male. Di più, questa volta speriamo che sia una disfatta per il capo degli orchi. E da come si sta mettendo il combattimento, direi che sarà così. Fra l'altro ho scoperto che il nostro personaggio può resuscitare ben due personaggi in proprio aiuto. Allora, stiamo andando benissimo, praticamente è in nostro potere. Eccolo qua. Hai sconfitto l'orco comandante fanatico. Hai assorbito l'abilità del boss. Ora puoi usare l'abilità fanatismo. I tuoi seguaci acquisteranno lo status fanatico, finché la loro vita non finirà. Ok, va bene, allora raccogliamo tutte le cose che ci sono qui. Vedo che c'è un elmo selvaggio, che dovrebbe essere un oggetto raro. Ok, abbiamo tutto, sì, direi di sì. Mi tolgo una curiosità, ragazzi, permettete, perché non ho mai provato, credo. Se noi corriamo da questa parte, possiamo andare avanti così all'infinito praticamente. Ok, scusate, era una curiosità, non avevo mai provato, adesso sappiamo che correndo alle spalle del portale si può andare avanti fin quando si è stanchi praticamente, credo. Però oggetti, allora sistemiamo un pochino l'inventario prima di affrontare i livelli degli umani. Dunque, armatura degli orchi, raro, direi di equipaggiarla subito. Scudo degli orchi, raro, questo qui invece è lo scudo dell'assassino, però lo scudo degli orchi... direi che è un oggetto migliore, anche perché ci regala un 8% in più di difesa. L'anello potevamo venderlo, perché tanto elmo selvaggio direi che senza ombra di dubbio è migliore dell'elmo degli orchi. Direi di sì, lo equipaggiamo, perfetto. Poi andiamo avanti, direi che dai, possiamo tranquillamente affrontare il primo livello dello scenario degli umani dominati. Ok, vedo già parti di armatura che potrebbero rivelarsi utili. Intanto abbiamo recuperato uno scudo, ma adesso raccolgo tutto il resto. Beh, direi che fino qui ci siamo arrivati abbastanza tranquillamente. Benissimo. Ok. Rianimiamo anche questo personaggio e proseguiamo. Ahia, che male, ci ha dato un calcione. Bene. Ma noi perché dobbiamo essere sempre in inferiorità numerica così? Ah, ok, l'abbiamo sconfitto. Ah. Perfetto, allora adesso facciamo così. E ne sono capitati altri tre. Cos'è caduto? Anello danneggiato, peccato. Un elmo danneggiato anche questo. Peccato due volte. Ok. Benissimo. Siamo praticamente a buon punto. Uno scudo d'acciaio magico, attenzione.
Adesso raccogliamo tutto, però devo, a parte rianimare cadaveri come se non ci fosse un domani, davvero necromante, però dovremo... Elmo d'acciaio normale, però l'inventario è pieno, appunto, dovremo liberare un pochino il nostro inventario. Quindi, per esempio, gli oggetti danneggiati possiamo anche rimuoverli. Ok, dunque, abbiamo recuperato anche l'elmo. Sì, poi dovremo valutare quali oggetti tenere e quali eventualmente buttare o equipaggiare, perché magari il livello di un oggetto può essere più alto di un altro che però ha degli attributi magici che ci sono particolarmente utili. Quindi dobbiamo valutare un pochino, ma lo vediamo dopo. Intanto, attenzione, siamo arrivati al boss di fine livello. Sì, rianima cadaveri, rianima tutti. Oh, una spada! Però peccato perché è una spada cattiva, tra virgolette. Non ci sarà particolarmente utile. Però giusto per curiosità io la raccolgo. Allora, buttiamo come prima un po' di oggetti che sono inutili. No, questo qui, questo lo possiamo buttare via. Bene, continuiamo. Allora, spada e scudo d'acciaio. Prendilo però, scudo d'acciaio, bene. Tu rimani lì, mi raccomando, non ti muovere. E noi abbiamo concluso questo livello. Adesso ci prepariamo per il prossimo video. Dunque, vediamo. Questo qui, io otterrei lo scudo degli orchi raro. Secondo me, rispetto allo scudo d'acciaio magico, è meglio tenere lo scudo degli orchi raro, perché comunque abbiamo un 8% in più di difesa. Però teniamo anche lo scudo d'acciaio, che male non fa in ogni caso. Abbiamo spazio nell'inventario, per fortuna. La spada, ecco, vedete, purtroppo va a diminuirci i punti magica e comunque ha un attacco meno forte dell'ascia che stiamo utilizzando, quindi ce ne liberiamo. Ok ragazzi, direi che per oggi ci possiamo anche fermare qui, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate, condividete, per non perdere nessuna novità cliccate sulla campanellina degli avvisi, link in basso in descrizione per i social e noi ci vediamo più avanti in un altro video. Ciao a tutti!